Salve ragazzi, benvenuti alla quarta puntata regolare di Retrocine HD. Oggi una chicca per voi e per tutti gli appassionati del genere. Stiamo per fare un unboxing in diretta del Philips computer compatibile con MSX-DOS. Lo scatolo si presenta molto resistente, ci piace come grafica, tenendo presente che è una console datata 1989 e tenuta in ottime condizioni. Tant'è vero che il nostro venditore ci ha garantito che non è mai stata utilizzata. Procediamo all'unboxing direttamente con voi ragazzi. Lascio in seconda battuta le componentistiche presenti sullo scatolo e vedete direttamente all'interno come si presenta. C'è da dire che abbiamo solo tolto il cellophane, quindi il resto è ancora tutto da scoprire, nuovo anche per noi. Vediamo un pochettino. Eccoci qua. Perfetto ragazzi, a primo impatto quello che ci salta subito all'occhio è il manuale di istruzioni. Porta un numero di serie NMS801, con calma dopo lo controlliamo. Stessa cosa sulla console, sullo scatolo della console, Made in Italy. Questo è un qualcosa di importante perché c'è la dicitura Made in Italy, quindi prodotto totalmente in Italia. Vediamo un rapido unboxing anche delle componentistiche interne. Vediamo un po'. Presenta un lettore a nastro, sì, magnetico, perfetto. Un classico lettore a cassette molto simile a quello del Commodore. Porta il controllo del segnale, questo è un controllo del segnale del nastro, un'uscita per segnale di dati, remoto dovrebbe essere un telecomando e anche un jack di entrata, viene alimentato a 6 volts, però c'è anche il vano a batteria, molto comodo ragazzi, già come primo impatto è stupendo. Sì, vediamo il pad, questo è un classico pad. Questi sembrano comunque ben costruiti, anche essendo una console dell'89, voglio dire, una cosa che si portava molto in voga all'epoca, sono le ventose, comunque si applicava soltanto su una superficie piana. Ottimo anche questo. Varie cavetterie, abbiamo il cavetto RF per l'antenna, abbiamo il cavo dell'alimentazione, anche questo marcato Philips, questa è una cosa importante. Cosa insolita è il cavo di uscita. Questo è uno standard che ormai col tempo si è perso. Chi aveva un Sega Mega Drive prima versione lo ricorderà, e anche simile a quello del Commodore 64. Quindi, come ultimo ma non ultimo, la console centrale. Eccoci qua. Si presenta stranamente leggera, però molto resistente, ragazzi. Quindi, ottimo, una doppia entrata joystick, l'entrata cassette, l'alimentazione, il reset, con annesso anche il supporto per la mano scalata. Il Philips NMS800 è praticamente un home computer venduto dalla Philips esclusivamente per il mercato italiano. Si tratta di un computer compatibile con lo standard MSX, ma non pienamente conforme con tale standard. Non era infatti marchiato con il logo MSX, ma con una scritta MSX compatibile. Rispetto agli standard MSX, l'NMS800 non era dotato dello slot di espansione, il software poteva essere caricato solo dal nastro e non era possibile collegarlo a un'unità di espansione. Il computer fu probabilmente progettato in Inghilterra dalla Celint Ltd. Questa indicazione si trova infatti sul circuito stampato. Gli altri computer erano invece progettati in Giappone. Il computer era costruito in Italia. Alcuni esemplari mostrano infatti un'etichetta con la scritta Made in Italy. Una cosa che vogliamo evidenziare è che la tastiera, nonostante l'aspetto, era di bassa qualità. Abbiamo visto anche che per ridurre al massimo i costi del computer era collegato direttamente alla tastiera il cavo video che terminava con una presa a scarto. La
L'hardware dell'MSX Philips DOS era molto semplice. Le principali caratteristiche della macchina infatti erano una CPU Zilog Z80A con una clock da 3,5 MHz, una memoria RAM da 64 KB di cui 28 erano occupati dal BASIC, una memoria ROM da 32 KB che conteneva l'MSX BASIC, c'era una predisposizione per il collegamento al televisore o monitor con la presa SCART, una tastiera integrata con 72 tasti e una doppia porta joystick. Al primo avvio della console veniva mostrata una scritta con Philips MSX versione 3.0. Si presuppone infatti che questo sia l'unico home computer con questo tipo di versione, probabilmente a causa della tarda data di commercializzazione di quest'ultimo prodotto. Un'altra caratteristica di questa console che possiamo notare è che in bundle uscivano 6 cassette. Queste 6 cassette al loro interno comprendevano 5 giochi, sia sul lato A che sul lato B. Questi giochi naturalmente per l'epoca erano 8-bit. Oltre a questo proveremo anche a vedere la compatibilità con le cassette del Commodore 64. Eccoci qua ragazzi per una nuova prova su strada di questa famigerata console. La proveremo in anteprima per voi. Ci siamo studiati solo un pochettino la procedura tramite manuale. In questo caso vi faremo vedere un giochino semplice, che sarebbe quello molto simile allo Space Invader. Sarebbe lì, giusto? Sì. Voi che ci state seguendo a casa leggete sicuramente questi codici. Questi codici servono per programmare la cassetta e farla partire. Ragazzi, il rumore che state sentendo è quello del caricamento della cassetta, quindi il classico flusso audio. Per diciamo tempi di regia abbiamo cercato di separare il filmato in modo da farvi comunque godere appieno del gioco, anche perché i tempi di caricamento sono biblici, perché ogni gioco ha un caricamento di 1 minuto e mezzo/2 minuti fino al raggiungimento del suo numeretto di chiusura registrazione. Ragazzi, come vi dicevo, eccoci qui pronti a provare questo primo giochino molto semplice, un gioco da Taito, dovrebbe essere uno Space Invaders. Adesso lo proviamo in anteprima per voi. Eccoci qui. Ok, così si presenta la schermata principale. Facciamo un rapido gameplay. Ok, si è cresciuto Space Invaders da sala giochi. I comandi sono molto fluidi, i tasti rispondono bene, c'è da dire che comunque il pad è di buona manifattura. L'audio lascia un po' a desiderare, ma essendo un gioco da 8 bit, nel complesso come ti sembra il gioco? No, il gioco è fatto molto bene. Ah, è perso. Comunque il pad è fatto veramente di una qualità eccelsa, perché anche come movimenti, reazioni, comunque stiamo giocando a due giocatori. Ah, allora cosa significa che io ho perso? Bene, ora tocca a te. No, il pad risponde veramente bene a ogni comando, ogni... Ah, quello era un bonus. Eccoci qua, comunque ho perso. Ecco qui, signori, mi sa che la prova su strada finisce qui. Ok, se dobbiamo dare una valutazione a questa console, quanto la valutiamo? Guarda, come console in sé gli darei un 8, come tempi di caricamento di giochi e difficoltà a caricare i giochi do un 6 per me. Sì, in effetti abbiamo avuto non poca difficoltà, ragazzi, a caricare la cartuccia di gioco, perché non siamo più abituati a questa tecnologia così avanzata.
Che dire, ragazzi, non vi facciamo vedere la messa su strada delle cassette del Commodore per il semplice fatto che ci risulta che non siano compatibili. Abbiamo fatto una prova rapida e purtroppo non ci sembra compatibile la console. Quindi purtroppo abbiamo preso un granchio. Per oggi è tutto, ragazzi, ci aggiorniamo alla prossima puntata di Retrocine HD. Stay tuned.